Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi vediamo una piccola guida su come riconoscere le truffe del paper wallet. Infatti negli ultimi tempi stanno emergendo questi tipi di truffe, quindi vediamo come da titolo come funziona la truffa del paper wallet. Come spesso viene indicato da diverse persone nel mondo crypto e blockchain, si consiglia a chi è nuovo in questo settore di creare un proprio portafoglio di carta, in inglese paper wallet, dove custodire la chiave privata del proprio indirizzo blockchain. Questi paper wallet possono essere creati o manualmente, dove andare ad inserire le varie informazioni come l'indirizzo blockchain, la chiave privata e QR code degli stessi, oppure in maniera automatica attraverso diverse piattaforme online ed offline che permettono di creare un nuovo wallet con nuovi indirizzi e chiavi. Ovviamente questi tipi di paper wallet non hanno un sistema di protezione in sé, in quanto chiunque ne venga in possesso può copiarsi il codice dalla chiave privata o fare una foto della stessa, e poi in un secondo momento recuperare il contenuto, perché se veniamo a conoscenza del furto, lo sapremo solo a fatto avvenuto. Perché non avremo nessun avviso che il paper wallet è stato compromesso. Perché essendo un peso di carta è limitato come funzione. E siccome anche i criminali sono consci di questo problema relativo ai paper wallet, ossia che chiunque può recuperare i fondi leggendo semplicemente la chiave privata, hanno iniziato a elaborare una strategia proprio per sfruttare e creare dei falsi paper wallet che all'apparenza sembrano originali e veri, però ovviamente gli stessi non sono originali in quanto nascondono delle vere e proprie truffe. Però prima di vedere come funziona la truffa, dobbiamo capire come funzionano questi paper wallet, così da individuare eventuali anomalie rispetto a quei falsi e riconoscerli in semplici passaggi. Quindi, come si presenta un paper wallet? Eccolo qua. Questo l'abbiamo creato tramite un apposito sito internet dove è possibile generare dei paper wallet, e quindi la conformazione è abbastanza standard, in quanto troviamo da una parte l'indirizzo di destinazione, quindi come se fosse il deposito dove andare a depositare le cripto. Mentre invece dall'altro lato abbiamo la chiave privata e anche il codice della chiave privata, sia in formato testuale e sia in formato di codice QR, perché il codice QR si inserisce per semplificare l'import, quindi l'importazione della chiave privata in un wallet digitale. Quindi in quel caso, quando si fa l'importazione della chiave privata, alcuni wallet hanno l'opzione di scansionare la chiave privata, ossia il QR code, e in automatico la stessa viene importata nel wallet digitale, quindi per esempio dei wallet che abbiamo sugli smartphone e così via. Quindi questa è la conformazione
tipica e standard di un paper wallet. Ovviamente questo è il file che poi deve essere stampato e poi piegato e custodito in maniera segreta, in quanto, come abbiamo detto, se qualcuno trovasse il paper wallet, potrebbe copiare la chiave privata, fare la foto al QR code della chiave privata e non sapremo mai che è stato violato il nostro paper wallet. Ecco perché alcuni la custodiscono o in luoghi sicuri in casa oppure nelle cassette di sicurezza in banca, o perché non ha nessuno può accedervi. E adesso invece vediamo come i criminali sfruttano il paper wallet per inserire altre cose. Ed infatti questa tecnica è stata svelata e anche tracciata soprattutto in Australia, dove sono stati riportati diversi casi di paper wallet falsi. E qua c'è la pagina Facebook delle autorità, dove si raccomanda che questi paper wallet non sono dei paper wallet originali, ma sono dei paper wallet creati appositamente da criminali per rubare i fondi alle ignare vittime. Comunque vi lascio in descrizione tutti i dettagli e l'articolo completo dove poter approfondire la news. E quindi, come ricordano le autorità, si sconsiglia di seguire o scansionare qualsiasi tipo di informazione o seguire link potenzialmente dannosi. E quindi, nella sostanza, come si procede, cioè come il criminale procede? Allora, i criminali che vogliono truffare gli ignari passanti e coloro che trovano questi paper wallet, di solito lasciati marsupi, borse ed altro in luoghi affollati come parchi, stazioni ed altro, creano un paper wallet, come abbiamo visto, che solo l'apparenza può sembrare lecito, quindi che presenta tutte le informazioni. Quindi abbiamo un indirizzo pubblico, un indirizzo blockchain e vari QR code. Infatti, i criminali generano un falso paper wallet caricando all'interno dell'indirizzo anche delle cripto, quindi da attirare l'attenzione di chi trova il paper wallet, in quanto diversi block explorer mettono accanto sia il saldo in cripto sia il saldo in euro, in dollari, e quindi vedendo una cifra importante su quell'indirizzo, allora procedono ad ottenere altre informazioni da questo paper wallet, quindi scansionando gli altri QR code che trova. Però qua il criminale è andato a sostituire i QR code relativi alla chiave privata, in quanto nel caso dell'Australia i criminali hanno messo un QR code che rimanda ad un sito web, dove questo sito web è un servizio per lo sblocco della chiave privata. Praticamente il QR code rimanda ad una piattaforma terza, ovviamente gestita sempre dai criminali, dove pagando una certa percentuale, di solito 100 euro, 200 euro, quello che è, si ottengono le informazioni per sbloccare il paper wallet, quindi o la chiave privata oppure addirittura si richiede alla vittima di inviare le proprie informazioni
del proprio wallet, quindi chiave pubblica, chiave privata e così via, da poter poi, ovviamente, il criminale prosciugare i fondi dell'ignara vittima. E infatti, in questo esempio che vedete qua, abbiamo modificato il paper wallet, dove c'è un QR code che non manda ad un indirizzo alla chiave privata, ma manda ad un indirizzo web. Quindi, mi raccomando, a che cosa andate a scansionare e recuperare. E adesso vediamo come riconoscere un paper wallet falso. Ora che abbiamo visto le caratteristiche di un paper wallet tradizionale, di uno taroccato, comunque falsificato, adesso vediamo come riconoscere un paper wallet falso in semplici passaggi. Allora, prima di tutto, è alquanto difficile trovare un paper wallet in un luogo pubblico e proprio in posti super affollati, in quanto, come abbiamo detto, questi paper wallet di solito vengono nascosti in casa, in posti segreti, oppure in cassetti di sicurezza della banca, quindi comunque trovarne uno in pubblico fa già scattare un primo campanello di allarme, perché, come abbiamo detto, è difficile che tu lo trovi proprio al parco, lo potresti trovare in una casa, ma non di sicuro in uno spazio pubblico. E quindi già là possiamo, il primo campanello d'allarme potrebbe essere un paper wallet falso. Poi, seconda cosa, è che se ci imbattiamo per qualche motivo in un paper wallet, quindi mettiamo il caso che stiamo spolverando in casa e troviamo un paper wallet, allora la prima cosa da controllare è se ci sia la chiave privata del paper wallet e se questo effettivamente sblocchi un qualche indirizzo blockchain, quindi che non ci siano link o collegamenti esterni. Perché, come abbiamo detto, di solito il paper wallet si presenta con un indirizzo pubblico e la chiave privata. Queste sono le caratteristiche principali. Certo, se uno lo fa manualmente può mettere altre cose, quindi può mettere ulteriori livelli di sicurezza. Allora, in quel caso, ok, bisogna vedere che tipo di sicurezza è stato implementato. Per esempio, uno può mettere sì il codice della chiave privata, ma la chiave privata essa stessa è stata criptata con un metodo di cifratura, e quindi in quel caso troveremo un altro codice da andare a sbloccare. Quindi questo è il secondo passaggio, quindi controllare effettivamente se ci sia una chiave privata o meno. Terza cosa, è da fare molto attenzione. Se anche la chiave privata potrebbe sbloccare un indirizzo, dobbiamo controllare lato blockchain tramite un block explorer se ci sono delle transazioni in entrata ed uscita. In quanto alcune blockchain più evolute possono permettere la creazione di smart contract. E qua ci possono essere degli smart contract dove quando vengono inviati delle cripto a quell'indirizzo, in automatico lo smart contract prosciuga l'indirizzo e lo manda a quello dei criminali. Infatti, se vi ricordate, c'è un altro video. È un articolo dove abbiamo spiegato questa particolare truffa, dove ad un apparente indirizzo di cui troviamo la chiave privata o il SID, la famosa truffa del SID, allora per sbloccare i fondi, siccome non ne stanno fondi, le inviamo all'indirizzo per fare la transazione, quindi per pagare il gas della transazione, ma vediamo subito che dopo che facciamo la transazione in entrata, subito c'è una transazione in uscita dello stesso importo che abbiamo inviato. Quindi mi raccomando, controllare lato Explorer, Blockchain Explorer, se ci sono delle transazioni in e out, perché se ci sono delle transazioni in e out, allora significa
che c'è uno smart contract che di fatto sta prosciugando quel tipo di indirizzo, perché lo smart contract può avere l'accesso tramite la chiave privata di quell'indirizzo. Quindi mi raccomando. Mentre se effettivamente l'ultima transazione risale 2-3 anni fa, oppure non è mai stato mosso, allora in quel caso, ok, si tratta effettivamente di un paper wallet lecito. Infine, nel caso dovessimo imbatterci in un paper wallet falso, quindi che presenta una di queste anomalie, allora in quel caso dovremmo portarlo alle autorità competenti per denunciare l'accaduto, come è stato fatto in Australia, dove gli utenti che hanno trovato questi paper wallet li hanno portati all'autorità, dove l'autorità stessa poi ha avvisato di questo attacco ai cittadini, perché ne sono stati veramente trovati parecchi di questi paper wallet. E anche dalle nostre parti potrebbe il fenomeno espandersi e quindi trovare anche noi questi tipi di wallet del tutto falsi. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Poi ovviamente se trovate un paper wallet lecito, non vostro, o riuscite a recapitarlo in qualche modo, ovviamente cercate di riconsegnarlo al possessore, o quantomeno denunciarne la scoperta, perché anche se trovate un paper wallet con ad esempio 50 bitcoin, voi dovete andare a giustificare come avete ottenuto quei 50 bitcoin. Quindi in quel caso denunciare che avete trovato un paper wallet di una persona anonima, sconosciuta, o che l'avete trovata in casa, oppure avete traslocato, avete trovato in un posto segreto della casa, in un mattone che si è spostato, un paper wallet. Allora in quel caso, ok, vedi che ho trovato un paper wallet con queste informazioni. Ok, quindi mi raccomando, sia che sia falso, sia che sia lecito, prendete le dovute accortezze e cercate di non andare ad impelagarvi. Quindi questo è tutto, come detto vi lascio l'articolo con tutte le informazioni relative ai paper wallet e questo tipo di truffa, come avviene. Se avete dubbi, curiosità, perplessità su questa truffa o su altre truffe, potete scriverlo nei commenti. Ovviamente, se incappate in qualche truffa o siete stati truffati, amen, non si può fare niente perché le transazioni non sono reversibili. L'unica opzione che vi resta da fare è denunciare l'accaduto alle autorità e cercare in qualche modo, insieme alle autorità e tracciando le varie transazioni, se si riesce a individuare il criminale che ha rubato i vostri fondi. Più di quello non si può fare, purtroppo. Per il resto, potete scrivere nei commenti eventuali curiosità o informazioni su questo tipo di truffa. Bene, questo è tutto. Grazie per la visualizzazione. Anzi, arrivederci e grazie.